Ragazzi, allora stiamo avendo il primo problema, ci hanno già fermati. Not gonna lie, my heart is beating just a tad bit fast. Ragazzi, in questo video proviamo a rientrare a casa dopo 3 mesi di lockdown a Dubai. Vediamo come va. Come ti senti, Sammy? Oh, eccitato, un po' nervoso. Ragazzi, questo sarà un processo a 3 fasi. Fase 1, andiamo da Dubai a Abu Dhabi in macchina. Abbiamo preso un Uber, 75 euro più o meno, per un'ora di viaggio in macchina Dubai-Abu Dhabi. Una volta da Abu Dhabi, perché lo dobbiamo fare? Perché da Abu Dhabi è l'unico aeroporto che ci fa rientrare in Spagna. E ci abbiamo il diretto stanotte alle 3 di mattina, che dura 7 ore e ci porta direttamente da Abu Dhabi a Barcellona. La fase 3 inizia una volta che arriviamo a Barcellona, che ci faranno i vari test, ci dovrebbero controllare il passaporto, fare qualche domanda, potenzialmente fare dei problemi e bloccarci, ma noi speriamo, fingers crossed, che ci fanno rientrare. Che siamo arrivati all'aeroporto. Ragazzi, piccolo aggiornamento da parte mia: siamo arrivati in aeroporto, non erano pronti per farci fare il check-in perché partiamo alle 3, quindi ci hanno detto tornate verso le 10 di stasera. Quindi noi per il resto della giornata staremo qua. Sammy sta lavorando sul prossimo video, quindi veramente, se vi piacciono questi video vi chiedo di lasciarci un like. Io invece mi sto facendo una 7 up free, che non è malissimo e ha solamente tipo 7 calorie. Comunque, questo è il piano, aspettiamo e speriamo che alle 10 ci facciano check in. Prima di partire sterilizziamoci. Please approach. Normal 36.5 centigrade. Normal 37.0 centigrade. Poi? Ah, fico. Ma fa bene sta cosa? Che roba strana. In teoria mo sono sterilizzato. Sammy, sto sterilizzato. E devo fare? Non ti trovo. 37. Oh 37. Shit. Quindi? L'ho sterilizzato? Sì. Normal 36.7 centigrade. Let's get on the plane. Ragazzi, allora stiamo avendo il primo problema. Ci hanno già fermati in partenza. Vogliono controllare il fatto che possiamo tornare. C'ho la fortuna io che ci stanno i miei, quindi casa mia a Barcellona. Sammy un attimino più in difficoltà. Vediamo se ci fanno partire per arrivare in Spagna, altrimenti dobbiamo solo transitare in Spagna e andare magari in Italia per Sammy. Vi teniamo aggiornati. Ragazzi, è esattamente 1:40 e finalmente ce l'abbiamo fatta. Ci hanno lasciato fare tutto, controlli, passaporto, security. Sto camminando verso il gate. Vi dico solo una cosa: se viaggiate, state, non voglio entrare troppo nei dettagli che sono personali e poi succede uno scandalo diplomatico, bla bla bla. Veramente, se volete viaggiare, assicuratevi che avete fatto tutti i certificati, tutto quello che dovete fare, certificati, assicuratevi che potete arrivare nel posto, perché a noi veramente ci hanno fatto un casino. Comunque, Sammy, per ora fase 2 quasi completata? Completata, sì. Quasi. Vedere infatti quanti siamo, sembra una sala vuota, ma lì alla fine vedete ci saranno 10-15 persone. Devo dire che mi aspettavo di meno, cioè alla fine di cavolo viaggio col Covid, soprattutto di notte alle 3 di mattina a Abu Dhabi, Barcellona. Saliamo sull'aereo, probabilmente ci faranno un check della temperatura e poi finalmente possiamo partire. Raga, siamo sul volo. Le cose che non capirò mai: in un volo tutto vuoto qua davanti e qua di lato, ci hanno dovuto ficcare tutti in tipo lo spazio di 2 metri. A volte non capisco proprio. Non capisco proprio. Ragazzi, sono passate 4 ore. Io mi sono fatto un bello da sempre. È arrivata la connessione, sta stronza. Ho preso pancakes, sono caldi, croissant e un oats e chocolate. Sposo. Basta sta dieta. E dopo i 10 minuti di challenge è andata proprio fuori dalla finestra. Ciao ragazzi. Ragazzi, siamo arrivati a Barcellona. Vediamo un po' che succede da qua.
heart is beating just a tad bit faster. Ah, raga, è ora di celebrare. Abbiamo passato i passaporti. Ma vediamo. Te chi viene? 2 metri, 2 metri, aspetta. Vediamo se ora ci fanno lasciare fuori. Ragazzi, questa è l'uscita dell'aeroporto ed è tutto incredibilmente vuoto. Però la cosa positiva è che ce l'abbiamo fatta. Cazzo sì. Cazzo, raga, 3 mesi. 3 mesi ci si sono voluti. 3 mesi, sembra che stiamo a Barcellona. Ma che ti ho detto? Che noi abituati a Dubai e Abu Dhabi, qua è un'altra cosa. Ah, è una dittatura. Sì, sì, sì. Vediamo se troviamo un taxi. Ragazzi, i tassisti ci stanno. E stanno pure senza mascherina. Ma qua veramente, in Europa, che cavolo stiamo a fare? Se volevo fare questa clip, so che per alcuni di voi magari sembra poco, ma ad Abu Dhabi praticamente ci abbiamo fermati perché né io né Sammy siamo residenti in Spagna. E la Spagna c'ha delle restrizioni di viaggio con tipo tutti i paesi ancora. Sono ancora in fase di emergenza, almeno questa settimana. E quindi ad Abu Dhabi, un regime più autoritario, sono stati molto molto duri con noi. Hanno detto: guarda che se voi non avete un certificato dall'ambasciata spagnola o non ci fate vedere che in realtà andate in Spagna solo come transit e poi andate nel vostro paese natale, quindi tipo l'Italia, non vi facciamo partire, perché se no ci fanno una multa noi a Etihad, pensa te. E quindi ci hanno veramente fatto un check iper iper serio. Abbiamo dovuto far vedere che avevamo un biglietto per continuare e andare in Italia. Però poi, una volta arrivati qua in Spagna, abbiamo fatto il passport control, ci hanno fatti passare, abbiamo dovuto compilare e consegnare praticamente un form di sicurezza medica, di dove faremo la quarantena per 14 giorni, chiaramente queste cose qua, ma poi ci hanno fatto uscire. Quindi per noi è così incredibile, perché ci avevamo messo così tanta paura ad Abu Dhabi e pensavamo poi pure qua, una volta che provavamo a entrare in Spagna, che sarebbe stato molto molto più difficile. Quindi non lo so, un sollievo. Non respiro un sollievo, perché ancora non sono arrivato a casa, ma veramente, raga, non so come spiegarvelo. Dopo 3 mesi che stiamo fuori casa, poi pensare di essere bloccati. Ieri sera pensavamo di dover continuare a stare a Abu Dhabi perché non ci avrebbe fatto salire a bordo. Un respiro di sollievo, cazzo, veramente. E ragazzi, siamo arrivati a Barcellona e qui è dove io e Sammy ci salutiamo. Però vi terremo aggiornati, non ci salutiamo per sempre, solo per il più o meno i prossimi giorni, che dopo 3 mesi... mi sei rotto le palle. Sì, vorrei stare un giorno da te. E niente, però siamo arrivati a Barcellona, è una sensazione pazzesca. E qua mi sembra che state tutti senza mascherina. Tutti. So se pure in Italia è così, da noi era molto molto più tosto. Infatti mi devo abituare anche solo a tutta sta gente per strada. Sì. Comunque, io torno a casa e Sammy ci becchiamo tra poco. Dal 10. Vediamo un po' che dicono i miei. Ci siamo riusciti. Tu? Piano. Come stai? Immaginate. Dobbiamo cadere un attimo questa terra. Infatti che mi sarei lavato le mani prima di saltare. Sì, sì, sì. Vabbè, vai. Vai, andiamo. Ce l'abbiamo. Sei qua. Lavati le mani. Sì, mi lavo tutto. Ragazzi, incredibile ma vero, sono nella mia cameretta a Barcellona. Se siete arrivati fin qua, io vi voglio veramente ringraziare di cuore per aver visto tutto questo video. Ci stavano 2 o 3 cose per prima di finire. La prima, chiaramente, guardate il prossimo video in cui vi spiego tutto il protocollo che stavo seguendo in questi ultimi 10 giorni di dieta. Nel mio ultimo full day of eating vi ho più o meno fatto vedere che sto facendo molto low carb, ma ho messo, diciamo, un video più completo insieme per spiegare tutto, e quello sarà il prossimo video. C'è stato di mezzo questo viaggio, quindi oggi non mi sento granché, mi sento che ho abbastanza ritenzione, è normale dopo il viaggio, e anche ho mangiato più carboidrati di quello che avrei dovuto, quindi penso che nei prossimi 2-3 giorni butto un pochino fuori e poi vi faccio magari un physique update. Detto questo, io ce l'ho fatta rientrare, potevo rientrare, diciamo che solo dal punto di vista magari salutare non è la cosa più intelligente mettere una restrizione per chi viaggia sulla base di un passaporto e non sulla base di una location, località da dove uno viene, che magari è, non lo so, c'è stato lì il coronavirus. Invece no, metto una restrizione sul passaporto, non mi sembra la cosa più sveglia. Però a noi non ci hanno fatto i problemi quando siamo entrati in Spagna, e meno male, abbiamo dovuto fare tutta la dichiarazione, firmato, non abbiamo fatto niente contro le regole, era solo per uscire da Abu Dhabi, per farvi capire che incasinati e che autorità come sono lì.
che abbiamo dovuto invece far vedere che andavamo in Italia, invece in Spagna ci hanno detto che potevamo entrare, quindi meno male per quello. E niente, quindi siamo ritornati dopo 3 mesi, la definizione scientifica si sta per concludere, nei prossimi video vi farò vedere tutto esattamente, le fasi finali, e mi sto anche preparando per un po' un photoshoot, che probabilmente sarà un photoshoot in casa, quindi niente di professionale, ma che provo, voglio veramente stare al top. Niente, questo è tutto, nei prossimi video appunto può essere che alcune scene saranno filmate di giorni prima di quando stavamo ancora a Dubai, ma poi vedrete che appunto gli ultimi giorni saremo qua a Barcellona, d'ora in poi, almeno per giugno. Vi ringrazio a tutti per la visualizzazione, vi chiedo, se vi è piaciuto questo video, vi prego, lasciateci un like, ci mettete 2 secondi ed è facilissimo e a me potrebbe aiutare e potrebbe aiutare il canale, quindi se non l'avete ancora fatto, aspetto 2 secondi, lasciate il like. Grazie mille raga, e niente, iscrivetevi se non l'avete già fatto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao.